Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento di TV Luna Napoli. Questa sera parleremo ancora di politica e lo faremo con il nostro ospite, il senatore Vincenzo D'Anna, vicepresidente del gruppo Grandi Autonomie e Libertà, nonché presidente della Federlab. Buonasera, senatore. Buonasera. Partiamo subito, naturalmente, parlando di politica, da questa rivoluzione fittiana. Lei ha un'anteprima per noi. Fitto sarà a Napoli il 7 marzo. Sì, Fitto sarà a Caserta il 6 sera. Ma farà un giro in tutta Italia, Padova, Reggio Calabria, e il sabato 7 marzo sarà, credo, al Teatro della Mostra d'Oltremare. Senatore, che cosa sta succedendo nel gruppo Forza Italia? Bene, il gruppo Forza Italia sta succedendo una cosa che purtroppo capita in tutti quei cicli politici che hanno un inizio ed hanno una fine. Ne abbiamo il presidente Berlusconi, che è gravato dall'impossibilità a fare politica almeno fino al mese di marzo, è ancora interdetto dal potersi candidare per l'applicazione retroattiva della legge Severino, e che gli impedisce quindi di svolgere appieno l'azione politica, l'azione organizzativa. È un uomo che ha il 79° anno di età, quindi voglio dire, è anche gravato, per quanto sia abbastanza arzillo, abbastanza fresco, è gravato anche di questa mancanza di prospettiva dovuta ad un fatto che è, diciamo, fisiologico. C'è però, si assiste però ad un re de rationem che è di carattere politico-organizzativo. Fino a quando Berlusconi aveva il vento in poppa, era in auge, ci ha abituati a degli exploit, ci ha abituati a farsi carico di tutto, cosa che non può più fare. I tempi sono cambiati, però permane intorno a Berlusconi questa idea del salvifica di Berlusconi stesso, e quindi è come non volessi rassegnare che Maradona non gioca più al calcio, e continuare ad immaginare che il Napoli abbia ancora Maradona e che quindi con i suoi guizzi, le sue invenzioni, la sua genialità possa trascinarsi una squadra appresso. Questa squadra da chi è fatta? Da persone che purtroppo sono più inclini a dire sempre sì, sono inclini a dare ragione al presidente anche quando ragione non ha, ed è toccata a me, Fitto, e a tanti altri parlamentari che sono un poco meno inclini, diciamo, a svolgere il ruolo dei camerieri, dire al presidente che la politica che abbiamo fatto nell'ultimo anno non era una politica che si attagliava alle esigenze del centrodestra e di Forza Italia. E mi spiego. Una politica che attraverso il patto del Nazareno, che tra l'altro è un patto non scritto, di cui tutti parlano ma nessuno conosce i contenuti, per quello che si è visto è un patto scellerato, perché c'è uno che trae tutti i vantaggi e ce n'è un altro che non prende niente. Certo, Berlusconi con il patto del Nazareno è stato riportato al centro della scena politica, quindi ha guadagnato invisibilità e inagibilità, è finita questa campagna di criminalizzazione di Berlusconi, perché sappiamo che quando la sinistra prende il potere non va più tanto per il sottile, sono quelli che i francesi chiamano le demi-vierges, le mezze vergini, cioè hanno una doppia morale. E quindi oggi ci troviamo con un governo dove delle ragazze piuttosto anonime sono diventate dell'ire di Dio, tanto da fare i ministri, e abbiamo un presidente del Consiglio che è un affabulatore, diciamolo chiaramente, un chiacchierone, che mette nel mortaio dei mass media, dei giornali, soprattutto quelli compiacenti, e nei circuiti televisivi,
tutta una serie di parole d'ordine alle quali poi non viene fatto seguire alcunché. Ecco, senatore, proprio su questo Berlusconi ultimamente le ha stretto la mano dicendo avevi ragione, parlando proprio di Renzi. Guardi, è una bella soddisfazione, ma sotto il profilo pratico avrei preferito avere torto, perché noi abbiamo sempre detto al Presidente che un accordo prevede due contraenti, prevede che una volta ci guadagni uno e una volta ci guadagni un altro. Noi abbiamo detto sì a due pessime leggi, la legge di riforma costituzionale, e abbandonando la bandiera del presidenzialismo, cioè l'elezione diretta del capo dello Stato. Abbiamo detto sì alla pseudo chiusura del Senato, che poi non è chiuso, che mantiene determinate facoltà, per evitare il bicameralismo perfetto, che si poteva evitare senza colpo ferire attribuendo alla Camera dei Deputati la competenza su alcune materie legislative e al Senato su altre materie, riducendo di un centinaio i senatori e di 200 i parlamentari. Anche questa voglia di addossare alla politica lo sfascio dell'economia italiana è un'altra mistificazione di Renzi. Tenga conto che noi abbiamo 12.000 partecipate dello Stato che fanno 45 miliardi di euro di debito, che hanno circa 50.000, ripeto, 50.000 componenti nei consigli di amministrazione. La metà di queste partecipate sono fallimentari, quindi sarebbe stato meglio chiudere 4-5.000, cioè come dice Cottarelli, che è il tecnico che è stato chiamato per determinare la spending review, cioè i limiti di spesa dello Stato, e non fare tutta questa demagogia sulla chiusura del Senato, che d'altra parte non abbiamo chiuso perché i senatori non saranno più eletti dai cittadini, ma saranno eletti dai consiglieri regionali. Poiché la sinistra ha il 90% delle regioni nelle sue mani, noi abbiamo regalato per la prossima volta il Senato a Matteo Renzi. Matteo Renzi ha cambiato poi anche l'Italicum, che era la legge elettorale, che è una pessima legge perché non obbedisce a quelle che sono state le indicazioni della Corte Costituzionale, mantiene i capolista e quindi la genia dei nominati, i quali possono essere candidati in 10 diversi collegi e quindi possono anche determinare il gioco dei subentri. Quindi noi avremo, secondo il professor Dalimonte, una Camera dei Deputati che tra il 50 e il 60% sarà di nominati e la restante parte sarà tra coloro che vengono votati con le preferenze dei cittadini. Quindi abbiamo parlamentari che hanno le stesse facoltà, gli stessi poteri, ma hanno una fonte di legittimazione diversa. È come ammettere uno che ha copiato il tema agli orali e uno che il tema lo ha svolto, perché avremo dei parlamentari che sono tali solo perché sono simpatici o perché hanno determinati rapporti con i capi bastone del partito che indicano i capilisti, ed altri che si devono invece sobbarcare e misurare con il consenso degli elettori e quindi democraticamente eletti. Le sto dicendo le principali cose che non vanno sia nella legge di riforma costituzionale che nella legge di riforma elettorale. Eppure ci è stato più volte detto che avremmo dovuto votarle perché queste leggi ci avrebbero consentito, nel quadro dell'accordo del patto del Nazareno, ci avrebbero consentito di avere un Presidente della Repubblica al di sopra degli schieramenti, diciamo che non avesse avuto una storia politica caratterizzata per una netta opposizione al centrodestra, e invece ci siamo trovati con una decisione unilaterale che Matteo Renzi ha definito all'interno del suo partito, ritrovando quell'unità di intenti, e che noi abbiamo dovuto subire. In queste ore si assiste al mercato delle vacche, lei se ne ricordi, razzi, scilipoti, le denunce alla Procura della Repubblica. Renzi sta cercando insieme, si dice, a Verdini, una trentina di senatori per rimpiazzare una maggioranza che in questo momento è di 5, 6, 7 voti. E quindi si metterà nella condizione di non aver più bisogno dei voti di Forza Italia.
Allora noi convinto che cosa abbiamo detto? Uno, il partito va riorganizzato, non abbiamo più il campione, dobbiamo avere una buona squadra fatta di ottimi calciatori. Questa squadra non può essere nominata, calata dall'alto, deve essere scelta dagli iscritti e dagli elettori, con un sistema democratico che va, deve essere convenuto. Due, dobbiamo ritornare ai nostri programmi, alla nostra visione della società e dello Stato e dobbiamo fare una opposizione seria, dura, convinta al governo delle sinistre che ci ha portato da Monti a Letta a Renzi al peggioramento di tutti i parametri delle economie. Cioè la crisi non solo non si è risolta, crisi che veniva addebitata a Berlusconi, ma è peggiorata, sono peggiorati gli indici del prodotto interno lordo, è peggiorata la percentuale di disoccupazione, soprattutto è schizzata in alto quella della disoccupazione giovanile. Abbiamo fatto altri 400-500 miliardi di euro di debito pubblico e quindi gli interessi sono aumentati. Abbiamo uno Stato che ha 3 milioni di dipendenti e continua a pagarli per la sola giornata di presenza. E Renzi ci affligge con la questione dell'articolo 18 che riguarda il comparto privato e non il comparto pubblico. Cioè ci troviamo ad aver abbandonato in questo anno e mezzo tutti i programmi e tutte le bandiere che caratterizzano i ceti sociali e i cittadini che ci votavano. Senatore, lei è stato duro sul patto del Nazareno, ma è stato duro anche sulla figura di Francesca Pascale, vicina a Berlusconi. Guardi, io non ho niente contro la signora Pascale, la prego di credermi. Mi sono solo permesso di dire che non può esistere una cerchia di cortigiani o di famiglie o di parenti, che è legittimo che ci sia, il Presidente può fare le scelte private che vuole. Ma il fatto di essere a Palazzo Grazioli e di essere tra quelli più intimi del Presidente non conferisce a nessuno la capacità di interferire nei fatti politici. Se la signora Pasquale fosse scesa in campo legittimamente e avesse detto io voglio essere parte attiva del processo politico nel partito, negli enti, nelle varie occasioni delle elezioni politiche, delle elezioni europee, delle elezioni regionali, noi ne avremmo rispettato così come rispettiamo le idee degli altri, ma il fatto che si è a Palazzo Grazioli e si vive con Silvio Berlusconi non conferisce alcuna qualità particolare di tipo politico tale da consentire queste intromissioni. Poiché io non appartengo, le ripeto, alla categoria dei lacchè o alla categoria dei cortigiani reggicoda, invece di battere le mani, come hanno fatto molti, per poter poi assurgere ad essere nominati alla carica di dirigente di partito, mi sono permesso di dire che la signora Pascale doveva mantenere un profilo del tutto privato perché non svolge alcun ruolo politico. Questo è tutto. Senatore, come giudica, parliamo ora delle regionali, in Campania la ricandidatura di Stefano Caldoro a presidente della regione annunciata oggi su Twitter? Ma io credo che Caldoro non si sia ricandidato, bisogna leggerla bene. Caldoro dice io mi ricandido se tutto il centrodestra è unito. Cioè dice quello che ha sempre detto, se vinco o dà certezza di vincere, vi faccio la graziosa concessione di mettermi a disposizione, così come si fosse trattato di De Gasperi o di Ditti o di Salandra o di questi grandi statisti. Se questo presupposto di tutto il centro-sinistra, di tutto il centro-destra, compreso l'UDC di De Mita Sommese, non si ritroverà intorno ad un progetto comune, io forse non mi candido. Cioè il giovine signore di Parinana memoria che ci fa la cortesia di ricandidarsi dopo aver fallito in 5 anni tutti gli obiettivi che il centrodestra si era dato. E quindi il mio giudizio è negativo, perché non già verso la persona verso cui non ho niente da dire, ma non ha le caratteristiche del decisore politico, non ha le caratteristiche per amministrare. Lui è un buon politico, farebbe bene il deputato, il senatore, il ministro, il presidente del consiglio finanche,
ma non può amministrare la regione Campania con la paura, con l'ambiguità comportamentale. Cioè, noi i problemi della Campania sono tali e tanti che hanno bisogno di una persona di nervo, di carattere, che decida quando deve decidere, assumendo su di sé la responsabilità delle decisioni. E come giudica invece la bufera che ha coinvolto il Partito Democratico, appunto il centro-sinistra, dopo anche il caso De Luca? Guardi, io credo che questi sono fenomeni di deteriori della politica. Il centro-sinistra vede vicino, per il fallimento di Caldore, della sua giunta, una vittoria, e pensa di poter sfruttare l'abbrivio di Renzi. Sbagli i suoi conti, perché se si presenta lacerato all'appuntamento, ovviamente consentirà al centrodestra e a Caldoro di sfruttare un'opportunità e di vincere per deficienza altrui. Mi auguro che loro trovino la sintesi di queste frizioni, ancorché non mi riguardino personalmente. Io presenterò una lista civica che si chiamerà, fatti insieme a tanti altri autorevoli personalità della politica, che si chiamerà Patto Civico per la Campania. Quando la presenterà? E la presenteremo a fine di febbraio, presenteremo il simbolo ed il programma, che sarà un programma contenuto di poche cose: trasporti, sanità, gestione dei fondi europei e soprattutto codice etico. Perché ancora oggi abbiamo lo scandalo del Mercadante, dove il parente di Tizio e la sorella di Caio si vanno a prendere dei posti, così come è successo alla Sorese, così come è successo in altre partecipate della Regione Campania. Cioè, abbiamo bisogno di una moralizzazione dei costumi pubblici, e anche in questo carente è stata l'azione di Caldoro. Senatore, siamo in chiusura, un flash sulla sanità. Lo ricordiamo, lei è presidente della Federlab, lei ha criticato molto Caldoro anche riguardo appunto ai tagli che hanno riguardato soprattutto i disabili anche nell'ultimo periodo. L'ultima è quella inverosimile del non garantire l'assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone con ritardo mentale, e quindi addossare alle famiglie il peso di questa gestione, che io non auguro a nessuno. Caldoro ha fatto, ovviamente ha trovato un'azione, una situazione disastrata dovuta alla gestione del passato, ma non si può sempre ritirarsi nel passato, si deve gestire il presente. E lui l'ha fatto nella peggiore dei modi: invece di chiudere i piccoli ospedali, che sono improduttivi, sono inutili e sono anche pericolosi perché non sono attrezzati, e quindi ristrutturare la rete ospedaliera, che è la vera fonte del debito, ha tagliato i servizi, ha tagliato le prestazioni specialistiche, ha tagliato quasi sempre sul comparto privato accreditato, che è quello che lavora con tariffe, rispetto ad un comparto pubblico che spreca il denaro perché viene ancora pagato a piedi lista, dove ci sono favori, clientele e quanto altro. E non ha continuato a fare il socialista, pur essendosi candidato in un partito liberale. Questa è l'accusa che io faccio al presidente Caldoro. Questo sempre per insipienza, per non volersi sporcare le mani, perché veda, la politica diventa tragica quando deve scegliere, come la vita diventa tragica quando uno ha la consapevolezza di quanto sia difficile vivere. Bene, io ringrazio il senatore Enzo Danna per essere stato nostro ospite, grazie senatore. Grazie a voi. L'approfondimento di TV Luna Napoli termina qui, mi raccomando, non cambiate canale, restate sulle reti Lunaset. Grazie per l'attenzione.